Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa borsa. È un progetto veramente molto semplice e alla portata di tutti. Io. Ho utilizzato questa borsa in feltro fatta di bottiglie riciclate come dice l'etichetta, però voi potete ricamarla su qualsiasi altra borsa. Questa è aperta, ma se volete potete mettere o degli automatici per chiuderla oppure un altro tipo di chiusura oppure un'altra eh, opzione che avete è utilizzare la sacca o le pochette in tessuto ottoman. Se mai vi metto qui sotto nel box informazioni appunto dove si possono trovare. Eh, io ho deciso di lasciare... Così aperta perché in realtà mi serve per portare qui in Knitting Room tutto ciò che appunto è inerente al mio lavoro, quindi l'iPad, le chiavi della Knitting Room, progetti, schemi, quaderni. Quindi per me va benissimo aperta. Voi invece pensate che cosa più fa al caso vostro e quindi agite di conseguenza. Adesso però andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno della borsa, questa è quella di feltro riciclato misura 40x42 e del filato, io ho scelto il bravissimo nella colorazione prato. E panna, questo è un filato 100% acrilico. In 50 grammi ci sono circa 150 metri. Questa volta non ci interessa sapere con che ferri e uncinetti si lavora perché la borsa la andiamo a ricamare. Quindi ci serve lago da maglia con punta, altrimenti non riusciremo a passare il feltro. Poi ci servono delle forbicine e una matita. Uh, gesso per tessuti: se non avete la matita gesso per tessuti, va benissimo anche il gesso per i tessuti, oppure potete utilizzare una matita bianca, meglio magari se acquarellabile, così vi rimane il segno di dove poi dovete andare a ricamare sulla borsa. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa dovete decidere quanto dovrà essere grande il vostro disegno. Io ho deciso di farlo in questa sezione. Quindi poi con la matita per i tessuti o il gesso, come vi ho detto prima, dobbiamo andare a disegnare i nostri soffioni. Partendo dal basso, decidiamo quanto deve essere alto il nostro primo soffione. Quindi andiamo a tracciare il gambo. Poi facciamo un puntino per il centro del soffione e poi andiamo a fare il cerchio che ci dà la dimensione di quanto grande dobbiamo realizzarlo. Tracciamo l'altro gambo, e poi richiamo il centro del soffione e andiamo a fare il nostro cerchio. Vado a fare anche il terzo gambo, e come abbiamo fatto per gli altri due: tracciamo il centro del soffione e procediamo con l'ultima circonferenza adesso prendiamo una gugliata di filo pari a circa 5 volte il gambo che dobbiamo andare a ricamare chiaramente infiliamo l'ago e in un'estremità facciamo un nodino poi entreremo nella borsa, quindi cambio inquadratura per farvi vedere meglio, entreremo nella borsa e facciamo uscire l'ago proprio dall'inizio del primo gambo. Quindi da dentro, da sotto, inserisco, vedete, l'ago all'inizio del mio gambo, tiro e poi... Siccome è il punto erba, e eh, questo è il classico punto erba che vi sto spiegando, del punto erba ci sono tante varianti, eh, ma questa diciamo è quella classica. Devo rientrare circa a mezzo centimetro ora. Eh, lo spazio qui io dico di mezzo centimetro, ma in realtà non è un, un dogma una legge, non c'è una regola che dice che si rientra a mezzo centimetro. Io penso che per questo disegno vada bene a mezzo centimetro. All'inizio è un po' difficile fare dei punti regolari, quindi vi posso consigliare di prendere il classico metro, non importano i centimetri che ci sono scritti qui, mettere. Il metro per sapere quant'è il mezzo centimetro, quindi rientro e ripasso il filo dall'altra parte. A questo punto esco un'altra volta con l'ago dove sono uscita la primissima volta. Vedete all'inizio del gambo scusate ma è difficile lavorare sotto la videocamera con la borsa così grande soprattutto io devo mettere le mani all'interno della borsa quindi mi è un po complicato però spero si riesca a capire bene ok sono uscita lo tengo con il dito della mano sinistra e rientro anche qui spostandomi di mezzo centimetro lo riprendo da sotto ecco qua e tiro lascio eh, però una solina in questa maniera in modo da poter vedere da dove devo risbucare vedete io devo risbucare da qui dall'ultimo punto Poi quando andiamo a tirare vedete si tira anche la solina. Tengo ancora il filo per formare la solina, vado a circa mezzo centimetro, rientro, io devo rientrare con la mano dentro. Mi fermo quando ho la solina, tengo la solina ed esco, vedete, all'inizio dell'altro punto. eccolo qua proseguo tengo il il filo indietro calcolo anche qui mezzo centimetro rientro vado a riprendere da sotto e tiro non concludo tengo la mia asolina, eccola qua e riesco dal primissimo punto e proseguo col mio punto erba. Tengo giù mezzo centimetro, inserisco, passo sotto, lascio la solina, reinserisco il filo dal punto dal punto precedente, io cerco magari di farvelo vedere ecco, magari così da più vicino. Tiro e praticamente continuo in questa maniera fino, appunto, alla fine del gambo. Poi, man mano che salite, chiaramente la cosa si fa sempre più semplice. Quindi, in ultimo, quando praticamente siete arrivati al soffione, uscite non tenete neanche più l'asolina perché rientrate al punto della circonferenza del soffione e finite così il gambo. Chiaramente dall'interno dovete andare a bloccare eh, la codina. Ok, ho finito il mio gambo e adesso nel centro del soffione andiamo a fare qualche punto nodino, sempre con il filato verde, all'estremità facciamo un nodo e poi inserisco da dentro e esco esattamente nel centro adesso cambio l'inquadratura e vi faccio vedere ok con l'ago sono sotto quindi sbuco da sotto verso sopra tiro fuori il mio filo arrivo fino al nodo che ho fatto all'estremità per bloccarlo poi tengo il filo con la mano sinistra e vado ad avvolgere il filo al lago, poi ve lo faccio rivedere da vicino così tre volte. Aspettate, che cerco di mettere lo zoom, vediamo se riesco. Ok, quindi dicevamo: tengo il filo e avvolgo tre volte il filo sul lago, poi rientro. In un punto molto molto vicino a dove sono uscita chiaramente siccome è una borsa io devo rinfilare la mano e eh, cercare di estrarlo dal retro faccio passare lentamente ed ecco che il mio primo punto nodino è stato fatto e adesso ne faccio altri qui al centro quindi non si fa nient'altro che risbucare in un punto vicino in questa maniera aspettate che ok sbuco tengo il filo con la mano sinistra avvolgo il filo tre volte quindi uno due e tre e rientro in un punto molto vedete non so se riesce, sì, dai, si riesce a vedere molto vicino. Mi spiace perché ehm, l'immagine balla un po'. Perché quando c'è così lo zoom alto, io muovendomi muovo purtroppo anche il tavolo e quindi balla forse un po' troppo. Però poi ecco, ho fatto il mio secondo punto nodino e vado avanti così, facendone appunto un gruppettino per il centro del soffione. Ok, ne ho fatto qualcuno, adesso blocco l'ago dall'interno, mi spiace perché non riesco a farvelo vedere, però non è chissà che gran cosa, si tratta proprio di cercare di fissare l'ago all'interno e quando andate a tagliare io vi consiglio di non tagliare mai raso al tessuto, ma di lasciare veramente qualche millimetro onde evitare che vi si disfi, però appunto non riesco a farvi vedere dall'interno della borsa. Quindi vado a bloccare e poi vi faccio vedere come fare tutti i semini del soffione. Poi con il filato panna faccio sempre il mio nodino ad un'estremità, entro dal retro, sbuco sul davanti e inizio appunto a realizzare il mio soffione. Adesso giro la borsa e vi faccio vedere. Ok, con l'ago vedete esco vicino al centro dove ci sono i nodini. Aspettate perché è sempre un po' duro. Ok. E poi rientro molto vicino al gambo. Direi qui. E dentro dall'altra parte. Così. A questo punto inizio a farle come le chiamo io le ditina mio figlio dice anche le zampette in realtà non sono zampette ma è appunto um, il um, seme del soffione che è fatto in questa maniera quindi mi sposto leggermente sulla circonferenza e inizio a fare appunto le quattro ditine del soffione quindi aspettate che all'interno Eccolo qua, 1 e rientro esattamente da dove sono uscita prima dal gambetto più lungo. Scusate se si muove, ma veramente è molto ingombrante lavorarla sotto la videocamera. Poi faccio la seconda, sbuco un po' più vicino al gambo così e rientro sempre nello stesso punto per faccio la terza vicino al gambo aspettate ecco tipo qui Non dobbiamo essere molto precise perché se no anziché dare l'idea di un soffione dà l'idea di una forma geometrica. Quindi ehm, sì, la precisione va bene ma non, diamo, non dobbiamo stare a contare il millimetro o eh, il grado di ehm, distanza fra uno e l'altro. Ecco. E poi il quarto risbuco sempre dal centro. Scusate, ma non lo vedo. Ok, qui penso che possa andare bene. Dal centro, scusate, dalla circonferenza volevo dire, e rientro nel centro. E vado avanti così a fare tutti i miei semini del soffione, ma non li faccio, aspettate che giro, non li faccio tutti lunghi uguali, quindi tutti quanti eh, sulla circonferenza, ma cerco di farne alcuni lunghi che vanno a toccare la circonferenza e altri più corti, sempre senza essere, come vi ho detto prima, super precisi, altrimenti non dà l'idea di un fiore. Bene. Ho finito un soffione, degli altri due ho fatto sia i gambi che il centro e adesso mi mancano proprio i semi degli altri due soffioni. Però non li farò come per questo completi e quindi tutti che partono dal centro, ma lascerò penso un quarto qui e un quarto qui senza semini, o meglio, i semini li farò, ma più radi e distaccati dal centro, perché poi sparpaglierò qualche semino qui sulla borsa come se volassero via per un soffio di vento. Ecco, ho realizzato i due soffioni non completi con tutti i semini che volano via. Se volete avere un'idea di dove fare i vari semini che volano e quindi un'idea dell'insieme, potete mettere degli spilli come ho fatto io, in maniera che così distribuite bene eh, i semi eh, sulla vostra borsa. Io tra l'altro mi sono trovata benissimo con questi spilli, ve lo dico così, perché eh, sono veramente molto buoni, mi sono veramente piaciuti, sono anche belli spessi e lunghi. Uh, quindi non si piegano a parte che sono d'acciaio sono degli spilli della pony sono in una scatolina da 100 poi se volete vi metto qui sotto nel box informazioni il link di dove li ho presi comunque a parte questo che non c'entra ecco che possiamo far così per avere appunto un'idea dell'insieme io ho deciso di farli solo da questa parte però voi se po volete potete farli anche sia da questa che nel retro della borsa adesso finisco con gli ultimi pezzettini che mi mancano e poi vi faccio vedere l'effetto finale. Quindi vi rifaccio vedere come faccio questi semini. Quindi passo dal retro, tiro fuori il filo, ho già lo spillo che mi indica dove lo devo fare e della lunghezza. Quindi ritorno sul retro. Ma è facilissimo, cioè è molto intuitivo, tra l'altro. Poi adesso posso togliere lo spillo e poi vado a fare le ditine. Una, due. Mi spiace perché, come vi dicevo prima, traballa un po', ma purtroppo mi devo per forza appoggiare al, al tavolo per farlo. Spero non vi giri la testa 2-3. <ride> Guardate che è un po' duro, quindi ok, lo prendo da sotto. E 4 è l'ultima. Se vi state chiedendo perché lo faccio con la sinistra, perché sono ambidestra e quindi per me non, uh, è indifferente lavorare con una mano o con l'altra. Ok, adesso vado avanti e finisco anche gli altri. Bene, la mia borsa è finita. Realizzarla è stato veramente molto semplice. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto Iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!